Argomento imprevisto, attaccherà almeno ad abbaiare perché c'è il gattino dei signori americani qua vicino che sulla finestrella del bagno lì che chiama, vorrebbe uscire ma c'è la rete. Lui non è abituato a stare libero, quindi ogni tanto sta nella terrazzona loro con il guinzaglio lungo lungo così si arrampica un po' qua e là, ma partirebbe proprio. E la Minù gli risponde, ora ve lo faccio vedere, vediamo un po'. Vedete là, dalla finestrella. Ciao Micio, c'è ancora la sua imbragatura. Allora, argomento imprevisto, perché mamma ha da fare una manutenzione. Vedete qua, quella macchia rosa di rossetto, ecco, era bello pulito questo vestitino, era bello pulito. Questo è il cashmere di Loro Piana, il piuma che aveva acquistato anni fa dal signor Scatizzi, Federico Scatizzi, Ircus Filati, in negozio online. E ne sono veramente strafelice perché non è che l'ho lavato 20 volte, ma l'ho già lavato, ecco, e come vedete è proprio intonso, è bello, non fa pallini, ma nemmeno dove si siede la ragazza, è vellutato, ha una mano bella calda, non fa il peletto tipico del cashmere, però si intuisce la sua morbidezza mettendolo contro luce, ecco, un po' si intuisce. Questo è un mio modello. Lo potete trovare su Pinterest, mi pare, che l'aveva pubblicato il signor Scatizzi. È un abito a pannelli, quindi ho realizzato il davanti, il dietro, le maniche, cucito. Le maniche non con i fari circolari, è proprio tutto aperto e poi assemblato. Parlai qualche vocaletto fa di considerare il rovescio, il legaccio a rovescio e come in questo caso di questo pizzo che ho trovato comunque su uno dei manuali di Canetta e poi mi sono elaborata nel proseguo. Ecco, in questo caso il legaccio che si vede è a rovescio e questo mi permette di evidenziare gli spostamenti dei punti, insomma, fa parte. È proprio fondamentale, altrimenti non si vedrebbe l'andamento dei punti obliqui. E questo vestitino ci sono le prove sul mio Facebook personale. L'avevo già finito, ero già arrivata proprio con il pizzo. L'avevo finito. Mia figlia prima lo voleva col punto vita altissimo, quindi praticamente uno stile impero, però aperto sotto, ecco, così con la gonnellina ampia. Che permettesse di far vedere il pizzetto della sottanina, che poi vedrete, si doveva vedere proprio tutto il pizzo. E poi no, non mi piace, no, no. E quindi disfatto, poi rimodellato. Questo effetto così ampio in basso l'ho ottenuto grazie ai calibri. Io non ho fatto diminuzioni, eppure vedete, le uniche diminuzioni che ho fatto sono state nella parte alta, si intuiscono. Quindi prima di evidenziare il punto vita con quel motivo centrale, ma ecco, una cosa che vorrò affrontare con voi, perché appunto non tutto si può realizzare con i fari circolari, aspettate che lo sposto, che l'ombra rende impossibile da vedersi. Allora, vedete questo, ecco, se lo sollevo si vede meglio. Ecco, questo è uno di quei motivi che già si rifiniscono da soli, c'è questo movimento di lo smerlato è insomma è di la grossa, però che crea questa curva, questo effetto concavo, vedete? Allora, ecco, non c'è bisogno di fare ordine niente. Non mi ricordo con quali ferri partì su Ravelry, sul mio Ravelry sì, ho scritto credo queste cose, credo, mi hai detto. Questa è la sua manichina, è tutto cucito, c'è anche un buco da rimediare che mi persi proprio, è dietro mi sa, ma non mi sa che era davanti, vabbè c'è un buco che devo recuperare da qualche parte. La cucitura, eccola qua, andiamo, vedete, questo motivo si presta per una cucitura senza problemi, lo devo sminuire, l'ombra proprio è fastidiosa. Poi magari lo riprenderemo, lo porterò all'aperto, lo metterò per terra, ecco. La cucitura si camuffa perfettamente. Certo, ci vuole un po' di esercizio, ma non ho spessori, è assolutamente piatta e si inserisce proprio nel motivo dell'abitino.
È stato un colpo di fortuna. No, vabbè, ma con questi punti è facile ottenere questi effetti. Ecco, quindi questo è un abitino per chi ama realizzare i propri capi a fare dritti. Non c'è il pattern, non l'ho scritto, non ho intenzione di farlo. Voglio lasciare a Camilla il suo abitino unico, perché l'unicità è quella che io propongo. E quindi questo abitino rimarrà di Camilla. Poi se chi trova il punto, chi vuol copiarlo alla bene meglio, io non posso dire niente, però ecco. Mi piace la scollatura che le ho realizzato, vedete? Mi piace proprio tanto, viene chiamato lo scollo a Madonna, che non è né rotondo, non è molto profondo. Le maniche le dovrei ricucire, perché ci sono dei punti che non mi piacciono, mica l'avevo visto. Ecco, questo vestito mi costò di materiali 80 euro con le spedizioni, no, senza spedizioni, perché oltre una certa cifra c'era lo sconto, quindi non ho pagato le spese. E con una rocca da mezzo chilo feci l'abitino e il triangolo copre spalle, che era insomma abbastanza ampio. Ecco, fatto questo, fuori programma, e adesso devo pensare come togliere il rossetto dal cashmere senza rilavare tutto il vestito, perché mi scoccia veramente proprio tanto. Fatto, visto, vi piace? Vi piace? Certo, messo così pare una roba brutto, però.